Osservavo Poetry Reading Tour di Novelli e mi sono resa conto che è molto simile all'approccio con cui anche un attore affronta un ruolo. Cosa intendo dire? Che quest'opera da lontano ci dà un'idea omogenea di colori, di segni, di scritte e poi quando ci avviciniamo ci accorgiamo che ogni parte di quest'opera ci racconta qualcosa di specifico, di più anche intimo e ci sono infinite interpretazioni che si possono dare. Io ecco, mi ricordo che quando ero piccola mi piaceva molto prendere il treno, prendere i mezzi. Osservavo tutte le persone che stavano sui mezzi, che all'inizio sembrano soltanto una massa, ma appunto omogenea di persone. Poi mi soffermavo su ognuno e mi chiedevo chi è, dove sta andando, che vita fa. Quella persona accanto a lui è sua moglie, o forse è sua sorella, o forse è una sua amica. E penso che questo approccio anche mi ha portato poi al mondo della recitazione, al mondo del cinema. Questa osservazione anche appunto delle persone. E quando si prepara un ruolo, almeno quando io ho preparato un ruolo, ho sempre avuto due approcci diversi al ruolo. Uno è quello più intimo, quello in cui uno ha bisogno di racchiudersi un po', di raccogliersi in se stesso. E poi ci sta quella dimensione di osservazione, quando appunto bisogna costruire un ruolo da zero, in cui rubiamo un po' con gli occhi dagli altri. E quando si entra in un museo, ognuno ha il suo percorso, ognuno vive lo spazio in un modo diverso e osserva le persone anche in un modo diverso e non so come dire, poi tutto questo contribuisce all'esperienza e può essere molto utile per un attore per poi andare a interpretare un ruolo a 360 gradi. Credo che sia così in generale, non soltanto quando si prepara un ruolo o quando si visita un museo, ma ogni volta che nella vita bisogna approcciarci anche a qualcosa di nuovo e bisogna cominciare a costruire qualcosa, a volte basta semplicemente cambiare prospettiva o cambiare il punto di vista, cambiare la messa a fuoco, diciamo, fare dei passi avanti o fare dei passi indietro. Basta semplicemente cambiare prospettiva o cambiare il punto di vista, cambiare la messa a fuoco, diciamo, fare dei passi avanti o fare dei passi indietro per vedere qualcosa di completamente diverso.